Giovanni Codegoni, Giovanni Dego. No, Gianni Dego, in arte come cantante. Però come voce Giovanni Codegoni. Codegoni. Ah, perfetto, perfetto. Allora, dalla Don Bosco, Bocciofila Don Bosco da Padova. Insomma, ma avete fatto un po' di strada? Beh, parecchia. Siamo partiti ieri per giocare oggi e vedere questa meravigliosa festa che noi non abbiamo mai visto. Hanno detto che è bella, quindi ci siamo fidati del nostro amico Lino e domani vedremo. Ecco, come vi siete trovati qui con il torneo, con gli amici del Molise? Ah, super benissimo, bene, molto molto gentili, soprattutto stamattina al campo dove ho giocato io. Gente, tra l'altro qui mi ha battuto e qua in finale, quindi ho perso ma con onore. No, assolutamente, diciamo che vi spostate insomma per questi tornei, c'è un po' voglia di muoversi anche dopo un po' di fermo. Sì, noi veramente abbiamo voglia di andare in giro, siamo stati anche a Firenze, abbiamo fatto una gara nazionale anche a Firenze, là però sono arrivato quinto, oggi ho perso la prima, ma niente, ma è bello girare un po', dopo come dicevano anche oggi, questo fermo che abbiamo avuto per 2 anni, e infatti io sto smettendo di cantare per questo motivo, perché mi sono un po' allontanato e basta. Quindi ora un po' più bocce, diciamo. Mi do alle bocce, dai, sperando che qualche volta mi vada meglio, insomma, ecco. Comunque complimenti agli organizzatori, è stata organizzata molto 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 bene. Elisabetta Lancellotta, consigliere del CONI, dunque presente a questo trofeo di Corpus Domini Memorial Luigi Di Lallo, davvero bello vedere così tante presenze in questo torneo di bocce. È davvero uno spettacolo meraviglioso, soprattutto mi preme ricordare la figura di Luigi Di Lallo, che ha voluto fortemente la presenza di questo impianto sportivo, di questo bocciodromo, che è stato il padre fondatore della Bocciofila Monforte, una delle società più longeve affiliate alla FIB. Ricordiamo che si è affiliata alla FIB la Bocciofila Monforte nel 1938, quindi oggi è un bellissimo spettacolo nel ricordo di Luigi e vedere soprattutto tutti questi atleti, 111 atleti che provengono da 8 regioni sul nostro territorio, perché lo sport è anche questo, lo sport è promozione del territorio, è turismo, lo sport rappresenta la vita, insomma i valori più importanti dell'esistenza umana, quindi non c'è soltanto un discorso di tecnicismo in sé per sé. È importante anche perché per Campobasso queste sono giornate fondamentali, giornate del Corpus Domini, quindi hanno avuto modo questi atleti anche di poter visitare la città di Campobasso. Assolutamente, diciamo che c'è stato un risveglio di eventi e manifestazioni nella nostra regione dopo 2 anni veramente complicati, e questa forse è la notizia più bella. La notizia più bella, infatti, hai colto nel segno, è proprio questo, che dopo 2 anni insomma c'è questa ripartenza. Poi soprattutto il mondo dello sport, che è stato duramente colpito dall'evento pandemico, c'è tantissima voglia di fare sport, le associazioni sportive hanno grande voglia di ripartire e quindi bisogna sostenere assolutamente le associazioni sportive. Noi come CONI siamo vicini a tutte le associazioni sportive, ovviamente le federazioni, gli enti di promozione, le associazioni benemerite. Assolutamente, dunque l'obiettivo di rivederci a stretto giro, sicuramente ci saranno altri eventi, come dicevi tu è importante comunque il sostegno, perché queste federazioni sono insomma mosse da uno spirito insomma di passione e di tanti volontari, e questo è sicuramente un elemento che va sempre sostenuto. Assolutamente sì, è un elemento che va sempre sostenuto e bisogna tenerne conto, e quindi è compito di tutti noi insomma sostenere assolutamente tutto il mondo dello sport, è compito di tutti gli organismi sportivi, ma soprattutto anche delle istituzioni. Applauso al presidente della Federazione Bocce Molise, della FIB Molise, Giuseppe Formato, per l'eccellente organizzazione. Ricordiamo che Giuseppe Formato è stato sino a qualche mese fa, prima di essere eletto presidente della FIB Molise, anche presidente della Bocciofila Monforte. Sta lavorando tantissimo sul territorio regionale per far crescere il movimento boccistico da presidente della federazione, quindi un grandissimo applauso a lui per questa organizzazione che ha consentito di portare sul nostro territorio tantissimi atleti. Mario Perrella, consigliere tecnico della FIB Molise, dunque grande soddisfazione da parte vostra e complimenti davvero per aver creato un'organizzazione così capillare per questo trofeo di Corpus Domini Memorial Luigi Di Lallo. Sì, dobbiamo ringraziare soprattutto il presidente Giuseppe Formato, che veramente è un'anima attivissima. Io voglio fare una parentesi, è un onore per me essere intervistato dal nipote omonimo del grande Luigi Di Lallo, perché io l'ho conosciuto quando ero bambino negli anni 70, veniamo qui sulle corsie della Monforte a vedere tuo zio anche Roberto, che erano dei bocciatori più stilosi che
ma lui naturalmente si offenderà che dico questa cosa, perché non vuole che lo dica. Però lui è stato uno dei raffatori più stilosi che c'erano nel Molise. E noi bambini guardavamo lui per imparare a rubare i segreti di questo stile che c'aveva lui. Naturalmente la FIBO Molise si è impegnata a organizzare insieme alla Manforte questa gara, questa manifestazione, perché Luigi Di Lallo lo meritava. È stato uno dei pilastri delle bocce molisane, e insieme ad altri naturalmente qui alla Monforte, però oggi ricordiamo lui. Ed era un giocatore ostico da incontrare nel campo, difficile, veramente complicato, però fuori dal campo era un signore. Con noi ragazzini era sempre gentilissimo, educatissimo, persone di altri tempi. Luca Praitano, dunque, assessore allo sport del comune di Campobasso, un altro evento, questa volta sulle bocce, davvero incredibile il riscontro che ha avuto questo trofeo Corpus Domini. Ma sì, è una bellissima cosa, io sono contento che l'abbiano organizzato appunto per questa occasione, perché significa portare altre persone a Campobasso e conoscere quindi la nostra festa e la nostra città e nel suo momento migliore probabilmente. Ecco, questo è un anno un po' speciale, perché dopo 2 anni credo che da parte di tutta la regione, ma in particolare delle persone di Campobasso, sia un'emozione diversa. Sì, secondo me è un momento migliore, nel senso che non solo per il fatto che usciamo da un periodo in cui siamo stati chiusi in tutti i sensi, abbiamo avuto troppe restrizioni, ma nel senso che questa voglia di voler fare cose e di poter partecipare, di essere di vivere la città, di vivere lo sport, si sta rivelando insomma un vero volano per la nostra città, perché ci sono numerosissimi eventi che sono susseguiti negli ultimi mesi, questo è l'ennesimo, e tra l'altro tutti di livello, che ha portato anche bello sport di livello alla nostra città. Ecco. Assolutamente, dunque tanti eventi, lo hai appena detto, e questo vuol dire che comunque ci sono tanti comitati, tante persone che sacrificano, diciamo, anche il loro tempo per creare qualcosa di buono non solo per la città ma per tutta la regione. Assolutamente, sarebbe impensabile farlo se non ci fossero queste persone che si dedicano con grande passione a organizzare eventi come questo, e da parte nostra cerchiamo sempre di dare il massimo supporto, di mettere a disposizione le infrastrutture perché si possa fare gli impianti, insomma, e perché si possa fare sport a un certo livello. Tra l'altro recentemente abbiamo avuto anche un incontro importante con la Federazione Nazionale delle Bocce, proprio per parlare anche della gestione del bocciodromo comunale, proprio perché c'è la volontà di lavorare in sinergia. Silvano Ciccarella, dunque, non hai fatto mancare il tuo contributo a questo trofeo di Corpus Domini, coppe, targhe, trofei, insomma tutto a disposizione per questa importantissima manifestazione. Sì, manifestazione importante, poi ci teniamo anche noi a una certa visibilità e ci fa piacere quando ci invitano a fare certe cose. Manifestazione importante, e quindi era doveroso mettersi a disposizione. Assolutamente, diciamo che questo ambiente dello sport proprio che ti trascina sempre. Sì, beh, uno sportivo ci nasce, quindi poi lo pratica come ho praticato io in diverse discipline, però chiaramente uno è sempre legato all'aspetto sportivo, al di là poi dello sport che si va a seguire. Ecco, noi siamo un po' più calciofili, no? Però voglio dire, è davvero bello vedere poi come anche altre discipline riescono a svilupparsi, a portare addirittura 120 iscritti per un torneo di bocce. Sì, è importantissimo, perché ecco, quando si sa organizzare poi le cose riescono e riescono bene. Io ero tanti anni che mancavo qui dalla Villa Comunale e mi fa piacere che ci sia ancora un impianto attivo e che la cosa vada avanti negli anni, anche perché poi le bocce riguardano un po' tutte le età, quindi è uno sport che si può fare pure in età avanzata, quindi fa ancora più piacere vedere gente che pratica sport. Ecco, con il laboratorio di famiglia proseguite sempre l'attività incessante. Sì, quest'anno abbiamo toccato i 47 anni di attività, che non sono pochi, io mi auguro che non siano molti, perché vorrei ancora continuare per qualche altro anno.
è importante, ecco, proseguire, perché le attività, se vanno avanti, cioè, o meglio, se si mantengono, perché oggi come oggi già mantenersi è un traguardo importante, quindi mantenere ancora fino a quando è possibile ci permettono di ancora di andare avanti. Speriamo che i problemi si risolvano, come è successo in questi anni che abbiamo avuto grossi problemi, però grazie a Dio ancora tiriamo avanti. Vincenzo Niro, dunque, è una bellissima manifestazione organizzata dal Comitato regionale della FIB, tantissime presenze anche in un weekend importante per la nostra regione. Ma intanto vanno i complimenti all'organizzazione, alla presidenza, alla direzione dell'associazione, perché credo che nel campo delle bocce stanno facendo la differenza, e questa differenza si nota per la grande partecipazione che noi abbiamo visto in un giorno come quello di oggi, alla vigilia di Corpus Domini. Io credo che avere tante squadre che hanno partecipato a un memorial importante come quello che si sta per concludere, credo che è un messaggio forte per la nostra regione e forte soprattutto per lo sport delle bocce, e questo segna un passo importante di andare sempre più avanti con più entusiasmo, perché il livello qualitativo si sta alzando molto e questo fa bene alla nostra regione. Ecco, questo sport che è davvero nell'ultimo periodo, anche con i campionati di pallavolo, ma anche tante altre manifestazioni, è stato un viatico, no, per la crescita della nostra regione sotto tutti i punti di vista, a partire dal turismo. Guardi, io ero un po' preoccupato, perché dopo 2 anni di blocco dello sport nella nostra regione, avere tutto questo entusiasmo e soprattutto aver visto cosa è accaduto la settimana scorsa con il campionato nazionale Under 15 di pallavolo, oggi il torneo Corpus Domini che ha segnato nell'ambito del calcio un altro passo importante con la vittoria dei nostri vicini di casa, del Benevento, così tutte le altre affermazioni che nelle varie discipline si stanno facendo man mano nel nostro territorio, segna un momento importante, che significa che anche nei 2 anni di pandemia i ragazzi, gli atleti hanno continuato con sacrificio a praticare sport nei limiti del possibile, ovviamente rispetto alla prevenzione sanitaria, però oggi questa qualità è di livello elevato, e credo che questo è un segnale importante soprattutto per il proseguo di tutte le attività sportive che verranno a svolgersi nel nostro territorio. Lo dicevo qualche minuto fa al nuovo Romagnoli, io mi auguro che il comune di Campobasso possa terminare i lavori dello stadio nel più breve tempo possibile. Ci siamo sacrificati a rinviare quella ospitalità della nostra nazionale, che dopo 17 anni ritornava nel Molise quel 3 giugno del 2020 a causa del Covid. Io mi auguro invece che con il completamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento del campo nuovo Romagnoli, portandolo a una capienza importante, la Lega, che ha confermato l'attenzione verso il nostro Molise, quindi a far ritornare la nazionale su Campobasso, io mi auguro che per ottobre, se il Comune completa i lavori entro il mese di settembre, io credo che per ottobre noi avremo la nazionale Under 21, ma questo segna un altro grande appuntamento, che finalmente anche il Molise, il nostro stadio, il nuovo Romagnoli, entrerà a far parte di quegli impianti sportivi che ci consentono di poterlo mettere a disposizione anche per le europee. Pasquale Mangione, vicepresidente della FIB regionale, insomma, questo trofeo Corpus Domini Memorial Luigi Di Lallo, tantissime presenze. Sì, veramente eravamo partiti per fare una gara un po' più ristretta, più in modo tale che sì. Invece appena si è sentito questa gara così importante, niente, siamo arrivati a 100, 120 iscritti, per fortuna poi si è equilibrato un pochettino, se no qui succedeva che stavamo ancora domani mattina a giocare a bocce. Assolutamente, devo dire, poi quando si
si concretizzano questi numeri, è davvero un successo da parte di tutti, perché davvero fa piacere. Ah, sicuramente sì, ma questa è una bella gara sentita. Poi il nostro presidente regionale Giuseppe Formato, lui è sempre attivo, ha delle amicizie esterno tantissimo, allora ecco perché diciamo ogni volta che si fanno queste gare così un po' importanti si riesce sempre a fare bella figura. Assolutamente, c'è stata una copertura di tutto il territorio e dobbiamo dire che si è fatto anche turismo, perché tanti sono venuti insieme alle famiglie e erano rimasti qui per il Corpus Domini. Sì, è vero. Adesso diciamo, sono venuti un po' da tutta, diciamo, da tutta Italia, se vogliamo dirla tutta, però effettivamente sì. Sono state 14-15 gironi, quindi si è tagliato un pochettino, ma veramente è stato bellissimo, una bellissima giornata, un bel ricordo per quanto riguarda questo memorial di una persona che è Luigi Di Lallo, che a me hanno raccontato che io non è che sono tanto esperto da 50 anni, sono solo da 20 anni che sto nelle bocce, però io ne sento parlare che viene da una storica, questa bocciofila Monforte, una storica del Molise, quindi non fa che piacere sentir parlare di questa cosa così buona di bocce. Giuseppe Formato, presidente della FIB regionale, dunque grande soddisfazione per questo trofeo Corpus Domini Memorial Luigi Di Lallo, incredibile il numero delle presenze. Incredibile il numero delle presenze di iscritti, quando ci hanno dato 11 sono arrivati anche dal Veneto, guidati da un molisano campobassano d'origine, Lino Pistillo, il cui padre giocava proprio con il compianto Luigi Di Lallo, che della bocciofila Monforte Campobasso è stato tra i fondatori, il presidente, colui che materialmente ha contribuito a costruire l'impianto. Quindi abbiamo voluto ricordare questa figura, perché ovviamente ricordando le radici e ricordando le persone che ci hanno lasciato qualcosa, noi cerchiamo di emularle per fare quantomeno pareggiare ciò che hanno fatto gli altri, se non riuscire a fare meglio, anche se è difficile. Quindi non c'è futuro senza memoria. Abbiamo avuto il piacere abbiamo chiuso la gara a 64 formazioni, ma abbiamo permesso a tutti di iscriversi. 9 regioni rappresentate in questa manifestazione nazionale, individuale nazionale, trofeo Corpus Domini, la maggior parte delle quali sono anche il giorno successivo per visitare Campobasso e per vedere i misteri che per noi campobassani finalmente riescono per l'estate dopo 3 anni. Ecco, hai voluto dare una copertura territoriale, perché si è giocato praticamente ovunque in regione e poi la chiusura in questo scenario favoloso, possiamo dire che è Villa De Capua, ma anche a livello storico è, possiamo dire, il centro e il fulcro della nostra regione. Le gare di bocce si disputano in questo modo, si dividono in gironi da 8, si gioca in più impianti del territorio regionale. Ovviamente quando si gioca la domenica, che si inizia a giocare alle 9 del mattino, è più semplice. In questa manifestazione nazionale prefestiva abbiamo iniziato a giocare alle 14, abbiamo comunque preso tutti i bocciodromi del territorio, quindi è stata una maratona per tutti, soprattutto per chi ha vinto il proprio girone eliminatorio ed è arrivato alle finali alla bocciofila Monforte, perché si è giocato da Termoli a Solone, Esernia, a Castelpetroso, nei paesi limitrofi a Campobasso, laddove ci sono bocciodromi affiliati alla federazione, tantissimi chilometri macinati con la macchina per raggiungere le varie destinazioni, tantissimi i chilometri macinati sul campo, perché il vincitore avrà disputato ben 9 partite prima della vittoria finale. 9 partite vuol dire stare in campo 8-9 ore per uno sforzo psicofisico davvero importante. Abbiamo deciso di portare i 15 finalisti tutti nella magnifica location della Villa De Capua a Campobasso, in un posto privilegiato, possiamo dire. Abbiamo 2 bocciodromi, uno semicoperto che dà proprio sulla Villa De Capua, sotto agli alberi, un bocciodromo al coperto, ovviamente semifinali e finali, premiazioni, momento cerimoniale svolti e disputati all'esterno, in modo da consentire anche a chi passeggia in Villa De Capua di poterci ammirare gli atleti, che appunto hanno fatto tanti sacrifici, ma poi alla fine la soddisfazione di aggiudicarsi, lo prendiamo pure il trofeo, eccolo qui, il trofeo
Luigi Di Lallo, ovviamente come presidente regionale della FIB Molise, nonché vicepresidente della Bocciofila Monforte, per me è una grandissima soddisfazione, c'era un po' l'ansia della vigilia, è andato tutto bene, tutti contenti e soddisfatti, anche chi ha perso ci ha raggiunto in Villa De Capua perché voleva vedere, diciamo, la novità di questa manifestazione all'aperto, visto che da tanti anni, da quando i bocciodromi si sono chiusi, abbiamo chiuso i bocciodromi, che non si disputava una manifestazione così importante all'aperto, quindi che dire, abbiamo raggiunto il duplice obiettivo della manifestazione sportiva, abbiamo ricordato uno storico presidente di questa società, abbiamo consentito a tante famiglie che arrivano da fuori regione di poter vedere quella che è la magia dei misteri. Il trofeo di Corpus Domini alla memoria di Luigi Di Lallo, il fondatore, diciamo, della Bocciofila Monforte, che continua nella innovazione e nella tradizione. Sì, non il fondatore perché i campi esistono dal 1938, mi sembra, 35. Non erano posizionati qua, ma erano posizionati all'ingresso dove si entra al tennis. Però insomma mio padre è stato presidente per moltissimo tempo e tra l'altro devo dire che ha contribuito anche proprio materialmente, per esempio a questa copertura che vediamo su questi campi, tant'è vero che ti dico un particolare, cadde e si ruppe anche due vertebre, insomma, però insomma lo faceva volentieri, stava in pensione, quindi va bene assolutamente così. Roberto, tra l'altro tu sei stato anche presidente della Bocciofila Monforte, per continuare, diciamo così, questa tradizione di famiglia. Sono stato presidente due volte a distanza di 20 anni, ma devo dire per necessità, quando la società aveva bisogno di recuperare un po' di credibilità, di rimettersi in ordine, allora sono intervenuto, ma il tempo necessario per svolgere le funzioni essenziali e poi lasciare il campo ad altre persone più qualificate. Diciamo che una persona che ha fatto tanto. Tra l'altro ti aggiungo una cosa, lui ha giocato a bocce e tra l'altro era molto bravo, addirittura a coppie insieme ad un certo Lillino Santoro conquistarono il quarto posto ai campionati italiani, quindi parla molto più a ragione lui di me, che non sono stato mai un boccista. È pur vero che questa è una manifestazione che si fa in ricordo di una persona che ha fatto tanto poi per lo sport molisano di Campobasso, in particolare associata alla manifestazione più importante della città che torna dopo due anni. C'è sempre stato il trofeo di Corpus Domini, io me lo ricordo sempre. Tradizionalmente il trofeo di Corpus Domini era una gara a terne che si svolgeva su questi campi, organizzata da questi campi, ma anche perché, ricordiamolo, 60 anni fa c'erano solo questi campi, non esistevano altri campi a Campobasso e nel Molise, quindi esisteva soltanto la Bocciofila Monforte. Poi successivamente, per fortuna, il gioco ha avuto dei proseliti e sono nate altre società a Campobasso, poi pian pianino intorno nei comuni limitrofi, fino ad espandersi oggi fino a Termoli, Castelpedroso, Riccia, eccetera eccetera. Si è appena reso conto, l'ultima cosa voglio dire, ringrazio Francesco Mancini, che probabilmente avremmo potuto invertire i mestieri perché è molto più documentato e tecnico lui di quanto non lo sono io, insomma. Quindi è stata dura, ma insomma, ha parlato veramente con una grandissima perizia tecnica.